Polemica nei confronti del centro-sinistra all'Assemblea annuale della Confederazione Generale dell'Industria. Alla presenza dei ministri Colombo e La Malfa, il presidente Cicogna esamina l'attuale situazione economica criticandone alcuni aspetti che a suo avviso tradiscono l'attesa del Paese. Noi ovviamente siamo i più impegnati ad assicurare che queste aspettative diventino realtà. Impegnati nelle nostre aziende, nelle nostre organizzazioni, in ogni aspetto della vita nazionale. E la fede nell'avvenire del Paese ci darà la forza di non venir meno alla nostra funzione e ai nostri doveri. Gli scroscianti applausi confermano la fiducia dell'Assemblea nel suo presidente. Per meglio inquadrare il disagio dell'industria, abbiamo voluto sentire l'ingegner Valerio, consigliere delegato della Edison, il dottor Cazzaniga, presidente della ISO Standard italiana, e il dottor Resta, presidente della Commissione Nazionale per la Piccola Industria. L'industria italiana sta attraversando una fase particolarmente delicata, derivante dall'aumento dei costi maggiore dell'aumento della produttività. Per riportare un equilibrio occorrono maggiori investimenti, perché l'aumento della produttività si può ottenere soltanto attraverso maggiori investimenti. Vorrei solo sottolineare che ci sono delle zone d'ombra nell'attuale situazione industriale italiana. Zone d'ombra che derivano da fattori tecnici e zone d'ombra che derivano da fattori psicologici. Quello di fattori tecnici è di vedere se l'industria italiana riesce, nella congiuntura attuale internazionale, a mantenere il grande sviluppo che ha avuto fino ad oggi, soprattutto a mantenere ed essere competitiva sui mercati esportazioni. Ma io vorrei sottolineare che il fattore principale, e quello che forse crea le maggiori preoccupazioni, è il fattore psicologico. L'incertezza sul futuro, la possibilità di continuare a reperire gli investimenti che sono necessari e fare assegnamento su una manodopera di cui abbiamo avuto larga disponibilità nel passato. In questo momento la piccola industria attraversa un periodo di una certa preoccupazione determinata da fattori sfavorevoli. Ma io sono certo che, superato questo periodo di attesa, la piccola industria farà il suo dovere così come l'ha fatto per il passato, e specialmente per quella necessità di operare nel Mezzogiorno d'Italia, dove è più sentito l'intervento dei piccoli industriali per un'elevazione del benessere delle classi lavoratrici. Tre modi diversi per osservare la stessa situazione. Un quarto modo ancora diverso è quello del ministro dell'Industria Colombo, il quale smentisce la crisi del mercato finanziario e ribadisce l'urgenza della programmazione. Il governo si è impegnato a fondo nel dibattito con la Confindustria. Per il ministro, applausi di cortesia.